Decisamente contrari i genitori degli alunni della Val Sarmento al progetto One Class, che intende coinvolgere le pluriclassi della primaria distribuite sull'intero territorio regionale lucano in aree rurali particolarmente impervie. A Senise hanno incontrato l'assessore regionale alle politiche di sviluppo e formazione, Raffaele Liberali. Cioè, io non sono venuto a spiegare, né a convincere, né a obbligare. Penso che sia una occasione importante per tutte le aree interne per far fronte al problema che non è una risposta per i ragazzi, che è quello della pluriclasse e che è molto diffusa da queste parti. E quindi c'è una possibilità tecnologica che permette di mettere in rete i ragazzi delle pluriclassi e farli studiare come quelli che non sono più isolati. È un'opportunità. Si era individuato una delle aree, questa qui. Ho sentito che ci stavano questi problemi, quindi vengo, spiego. Poi dopo loro decideranno. Secondo me, se decidono il contrario, non fanno bene ai loro figli. I genitori hanno espresso tutte le loro perplessità su un progetto che costringerebbe i loro figli ad un'esposizione ai computer ritenuta dannosa, in un incontro dai toni abbastanza accesi che ha visto anche i sindaci dell'area in prima linea per difendere le proprie idee. Credo che questo nuocia gravemente alla salute dei bambini. Saremo anche costretti a fare dei ricorsi, non so poi quali strade si prenderanno, se si supererà la soglia massima che è di un'ora al giorno per l'esposizione dei bambini su un monitor. I genitori sono contrari perché l'idea di far apprendere ai propri figli una tecnica di insegnamento tramite un monitor piuttosto che uno schermo e le cuffie sembra un attimino di banalizzare quella che può essere la buona scuola. E anche la scuola su questo progetto si divide. Per alcuni insegnanti, compreso la dirigente dell'istituto comprensivo Nicola Sole, si tratta di un'opportunità da cogliere. Di parere opposto, molti altri. È un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria, sia di Senise che della Val Sarmento e di Castronuovo. Il progetto tende a mettere in comunicazione attraverso un sistema di videoconferenze la primaria di San Pietro, Senise, con la scuola primaria della Val Sarmento e di Castronuovo, proprio per ovviamente evitare l'isolamento digitale della Val Sarmento e anche di Castronuovo. Tra le altre finalità c'è anche quella, finalità ovviamente ministeriale, quella di evitare quindi anche la chiusura delle pluriclassi delle comunità montane. I ragazzi hanno la possibilità di incontrare le classi di riferimento. Ogni ragazzo di prima avrà la possibilità di entrare in una classe virtuale con la classe master di Senise, quindi seguiranno programmi con la stessa classe e quindi è già un beneficio. A mio avviso ci sono due punti che sono estremamente negativi. Il primo riguarda l'ambito didattico-pedagogico. I ragazzi hanno bisogno di empatia, hanno bisogno di relazionarsi con gli altri. È impossibile pensare che un bimbo di 6 anni fino ai 10-12 stia davanti a un computer chiuso. L'altro invece è di carattere economico. 12 milioni di euro dall'Europa, le istituzioni, possono essere utilizzati diversamente sul territorio, assumendo per esempio delle persone, degli insegnanti.